Ben approdati nuovamente sul mio canale. Questo è un video che ci tenevo veramente molto a registrare, anche se sarà uno di quei video che non si vedrà nessuno, perché ve l'assicuro, secco un'ora e mezza. E che video sarà mai, direte voi? Il video dei miei preferiti Summer 2019. Che so sempre troppi, gente, perché io testo troppa roba. Mi devo stare un po' buona, mi devo stare un po' ferma, mi devo stare un po' karma, mo' basta, fino a Natale, basta viol. Peccato che ne devo già registrare un altro. Voi non avete sentito niente. Cominciamo. Qua ho due buste, una quasi vuota, giuro, giuro. E niente, gente, andiamo a caso perché io qua non so proprio come mettere in ordine le cose. Quindi cominciamo così dal primo prodottino che mi viene su. Questo, il Passepartout. Questo mi è piaciuto una cifra per fissare, per rinfrescare, per idratare prima della crema. Se sta in spiaggia c'è quel po' d'arsura epidermica, zazzazzazza, in giro per Roma, zazzazzazza, questo sempre appresso. Ed è il Sorbet Water Mist Hydralife di Dior, che è praticamente una mist, che è una sorta di siero spray, ed è fantastico. Usatelo ovunque, pure per farvi la doccia. L'altro spray per il make-up, quello non solo make-up, che ho utilizzato amandolo follemente è questo di Huda Beauty. Questo te plastifica. Te spruzzi questo e stai bene una settimana. A meno che poi non ti annoi di portare una settimana sempre lo stesso trucco. È favoloso. C'ha un odore un po' strano, un po' di profumo di nonna. Però vabbè, alla fine si sorvola. La nebulizzazione è gradevole e veramente, gente, una bomba. Questo è Resting Boss Face Waterproof Setting Spray Ultra Matte Finish e vi dà un effetto proprio vellutos. Ottimo, costosetto, costosetto, ma ottimo. Dopodiché, andando avanti, e a questo punto mi traggo su anche un'altra cosa. Allora, fra le palette preferite quest'estate, una cifra di palette viso, gente. Questa proprio me la sono magnata, praticamente quasi. Anche perché vi dico, le cialde queste qua non si scalfiscono facilmente. E io già ne ho praticamente ammaccate diverse. Soprattutto stilluminante. Stilluminante, gente, cookie. Cookie è qualcosa di spettacolare. Andate da Sephora perché è uscito in cialda singola e vi dico, piatelo, piatelo perché è bomba. Ecco, non so se vi rendete conto le diottrie che si perdono osservando la luminanza di questo illuminante. Memorizzate, cookie, illuminante top della vita. Forever and ever. Pazzesco, poi il Coralista mi piace da morire come blush, è fantastico. Questo più che altro come top coat perché Gold Rush non è molto molto pigmentato. Stratificandolo un po' si ottiene un effetto un pochino più incisivo, però comunque delicato. Però a chi piacciono i blush delicati va benissimo. È leggermente satinato. Vediamo se ve lo posso far vedere qua. Ecco, vedete, è proprio delicato delicato, una cosa, però c'è questa satinatura che buttata sopra un altro blush è una tips mica niente male. E poi la Hoola è stata una delle mie terre preferite per quanto riguarda quest'estate, Hoola di Benefit Forever and Ever, è veramente stupenda, io non l'avevo mai provata, ho approfittato di questa palette e vi dico, quando avrò consumato sta cialda, e a sto ritmo può essere, la ricompro singola perché è troppo troppo top. E assieme alla Hoola di Benefit, un'altra terra che mi è piaciuta tantissimo. Questa non è una novità perché comunque io già avevo la palette viso di Kat Von D ed è questa.
Io anche della palette viso di Kat Von D ho sempre utilizzato la medium, che sarebbe Shadow Play. Eccola qua. E anche questa veramente ottima, si sfuma, che è una bellezza, ha un finish proprio che si fonde benissimo con la pelle e mi è visibile anche con l'abbronzatura biscottata che mi avete visto, perché l'ho usata in vacanza, era l'unica che riuscivo a utilizzare in vacanza dopo essermi bruschettata in quella maniera. Continuando con le palette viso, e queste le avete viste già anche nel video con i trucchi che ho usato di più nel beauty delle vacanze, sono queste due palette di Huda Beauty, che sono la Golden Sand Addiction e la Bronze Sand Addiction. Sono stupende, ve le faccio vedere alla veloce perché vi ho nauseato queste palette, perché se sono viste in giro, se conoscono, le conoscono tutti. Eccole qua, sono tutte polveri luminose. Questo è un prodotto in crema stupendo. Di questa soprattutto adoro questo qua che utilizzo come blush. Molto spesso con un'altra base di blush sotto, che visto che ci sono, vi faccio vedere, perché i miei blush preferiti sono stati questi. Questo pescato soprattutto con questo sopra, mamma mia, che cosa non è! E questo è il blush trio di Anastasia Beverly Hills in Berry Adore. Questi ve li consiglio veramente tantissimo. Questo in crema io lo utilizzavo tranquillamente per fare una full face e l'avete visto anche nel video che ho fatto dove mi preparo per la cena con il mio ex. E questa invece è l'altra, sempre ve la faccio vedere alla veloce. Questa un po' più scura, questo qui lo utilizzavo come bronzer, questo anche come blush, anche da solo ha una pigmentazione sufficiente. Questo è stupendo sugli occhi, poi ci tamponavo sopra o l'illuminante quello più chiaro di là o questo. Favola, queste all over, the face and body. Come palette preferite di quest'estate ce ne sono diverse. Allora, questa qui è la Smoky Obsession e anche questa non è tra le novità, ma comunque è una palette veramente da avere perché c'è dentro proprio tutto quello che serve per un make-up completo, o quantomeno io ci riesco egregiamente. E questa mi è andata a fare da supporto alle due palette viso che vi ho fatto vedere prima. Per intensificare o laddove avessi bisogno di intensificare dei look durante quest'estate, quando volevo un qualcosa di veramente molto molto glow, molto molto favola, molto molto glamour, quando volevo illuminare veramente tanto. E c'è sto nero, gente, che... E con questi due ci vado a fissare benissimo le sopracciglia. Poi... Altra palette occhi, e qui preparatevi col conato de nausea, perché questa pure ve l'ho fatta vedere in mille salse, ma penso che, visto anche il numero di palette che ho, di prodotti che testo, il fatto che sia consumata a questo modo, stia ad indicare quanto io l'ho sfruttata ed è bellissima. Andatevi a vedere gli altri video dove la faccio vedere. Perché, cioè, sul serio, questi colori sono favola e qua ci potete creare di tutto. Look power, look strong, look naturalissimi. È una palette che non sembra, ma è versatilissima ed ha tutto quello che serve, a parer mio, quantomeno. Questa ve la consiglio, tra l'altro è ancora presente negli store ed è in offerta. Fateci caso. Continuando con le palette di polveri per occhi, quindi di ombretti, vi faccio vedere le ultime due. Allora, una è questa, la Hello New York di Essence. Io ho anche l'altra, che è... Oddio, come si chiamava quella? Io ho anche la G-Day Sydney, che è questa. Però non la inserisco nei preferiti dell'estate perché l'ho comprata tipo 2 settimane fa, quindi non mi sembrava il caso, anche se è un'ottima, ottima palette. Questa è stupenda, gente mia, è veramente una palette meravigliosa. C'ha tutti questi colori particolarissimi, c'è sto duochrome che è fantastico, questo anche è un duochrome,
anche questo, ed anche questo, ed anche questo, cioè questo è un colore, è stup. Vedete che c'ha tutte delle cangianze sul lilla. Cioè, ma poi guardate che specchiatura paurosa. Ci devo un Lucca perché questo ancora non ce l'ho fatto. E poi anche questo qua è un altro duochrome. Quindi cioè, c'è proprio tutta questa quantità, è vero, di colori particolarissimi, iperluminosi, che tutti addensati in questa palette. E gente, c'è da divertirsi con questa. Quindi, visto che adesso che ci sono gli sconti Essence, è stata messa a 1,29 euro, sia questa che la G dei Sydney, che io non riesco a spiegarmi il perché, visto che sono le più belle tra le quattro uscite, andate a fare una capatina agli stand della Essence, perché potreste portarvi a casa queste due duoie a praticamente 2,60 euro. E che dire. Questi sì che sarebbero acquisti molto molto soddisfacenti. Altra palette che ho amato alla follia, cioè appena presa per 2 settimane di seguito mi sono truccata solo ed esclusivamente con questa e sono andata più volte a riprenderla ogni volta che avevo bisogno di un matte, di un nude, di qualche colore un po' più particolare. Anche questi glitter sono stupendi, ho fatto un look con entrambi. È una palette veramente che vale quello che costa. Huda Beauty, fammene un'altra che matizza come range, perché le altre non matizzano. Fammene un'altra che matizza come range, perché la qualità c'è, solo che so i colori che ancora non mi piano. Quando è che ne tiri fuori un'altra? Su. Bella comunque, bella, 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 inutile che ve ne parli troppo perché tanto, cioè, è stata parlata ovunque questa palette. È vero che comunque il range di colori è abbastanza limitato, potete andare o sul viola, sul rosa o sul natural. Però è interessante una palette nude che si discosta dai colori proprio marroni, grigi, taupe, eccetera. E a me mi ha fatto innamorare a prima vista e la sto continuando a usare e continuerò a usarla e ve la consiglio moltissimo. Vedete, a caso andiamo perché mi ero dimenticata lui il Fix Plus al cocco, che oltre al fatto che c'è questo profumo di cocco che è qualcosa di spettacolare, anche questo era ottimo sia come idratante prima della crema, del primer e cavoli vari, sia da utilizzare durante il make-up per fissare o togliere la polverosità dai vari livelli. Io magari molto spesso faccio la base, poi tac, do una spruzzata di questo e passo magari al trucco occhi. E poi posso anche tranquillamente finire con questo. Per bagnare i pennelli è utile per veramente un sacco di cose e poi è rinfrescantissimo e vi dà sta svampa de cocco che veramente mi tira su de morale. Il cocco è il profumo della vita! Voglio dire. Oltre alle palette occhi, viso in polvere c'è anche lei, che alcuni l'hanno bocciata, ma io l'ho amata tantissimo. Questa paletta, vabbè, pack a parte che è spettacolare, stupendo, meraviglioso. E dentro, ma che gli volemo dire? Io mi ci sono trovata benissimo, soprattutto quando non avevo più bisogno di usare fondotinta. Mamma mia, quanto mi sono divertita con queste creme! Ampia strada di qua, di là, questo come bronzer, questo come blushing. Questo nella piega dell'occhio. Qua ci stanno tutte le luminarie possibili e immaginabili, ma non lo so, volevo andare a sbocciare qualcosa? Ecco qua. Questo. Becca, pigli e porta a casa. Questo. Ecco, non so se sono abbastanza chiara, è vero, sullo splendume di questa palette. Che poi, una volta che voi avete fatto tutta la vostra sfumatura con le creme, tamponate sopra un po' di cipria traslucida e oh, li rimane. Si fissa. Balugina. Che volete di più dalla vita?
Lugano. Continuando con la base, io non so se ve ne siete accorti, ma ci ho avuto proprio un colpo di fulmine con tutta la collezione di Dior Backstage. E sono uscite delle cose nuove e molto probabilmente qualcosa verrà a casa con me al prossimo viaggio da Sephora. Comunque ho amato follemente il fondotinta fino all'ultimo giorno prima della partenza per la Calabria, perché quando sono tornata questo colore, penso che dovrò aspettare un altro paio di settimane per poterlo mettere. Comunque è un fondotinta veramente ottimo, stratificabile, sottile. Non va a seccare la pelle, soprattutto abbinato al suo primer che mi è piaciuto anche tantissimo, perché ha un discreto potere idratante e va proprio a piallare la pelle, fa proprio un effetto blur riempitivo per i pori, che è meraviglioso. Poi ci metti sopra questo e vai col tango. Io lo applico con il pennello flat e mi trovo benissimo. Laddove serve, magari vado un po' a ripassare, ma fino ad ora con una sola applicazione, un solo strato, mi sono trovata una favola. Insomma, io ci ho coperose. Poi, come correttori, invece, Huda Beauty, che vuol dica fa, Top Forever and Ever, è meraviglioso questo correttore, penso che sarà uno di quelli che io comprerò e ricomprerò sempre, così come l'Instant Anti-Age di Maybelline, insieme al Born This Way, che mi è piaciuto tantissimo, anche da usare soltanto il correttore nei punti critici, che per me sono le occhiaie e qualche magagna qua intorno alla bocca, brufoletti, Pino, Gino e Peppino che mi vengono a trovare una volta al mese. Cipria. E stai una favola. C'ho una base proprio leggera per l'estate, che è una bomba. E a questo punto parliamo anche della cipria. La Born This Way mi è piaciuta da morire, veramente tantissimo. Non l'ho provata per il baking perché io non faccio baking e questa non l'ho utilizzata per lavoro, quindi non vi so dire, perché magari può capitarmi di truccare una persona con la pelle grassa, allora posso aver necessità di fare baking in alcuni punti. E per lavoro utilizzo sempre la Kat Von D, con quella mi trovo da Dio, la Kat Von D proprio favola. Questa ancora non l'ho mai utilizzata per lavorare, però su di me va che è una meraviglia. Anche solo a pelle nuda, senza il fondotinta, mettevo solo il correttore in alcuni punti, poi spolveravo questa su tutto il viso, magari andavo a tamponare leggermente di più con un pennello di precisione sul contorno occhi e mi opacizzava proprio anche la pelle del viso, mantenendola opacizzata. Ora io non ho una grossa produzione di sebo, non mi lucido molto facilmente, però per me ha funzionato egregiamente e la consiglio veramente tanto. Non è una cipria che va a seccare. Allora, tra i blush vi vado a citare anche, cosa che ho usato soprattutto in spiaggia, perché non mettevo praticamente niente sul viso a parte la crema. È questo blushino in stick di Kiko della collezione Beyond Limits. È vero che è una limitata, però ho visto molti dei prodotti ancora in saldo. Quindi, se vi capita di andare da Kiko, date un'occhiata se lo trovate, perché è veramente un blush bellissimo. Ha un bellissimo colore, si sfuma benissimo, dura, dà un bel effetto sano sul viso e me si vedeva pure con l'abbronzatura. Ed è proprio un piacere da mettere perché sembra quasi che dia anche un po' di idratazione, insomma. Quindi, ocio. E tra i prodotti in edizione limitata, che spero troviate ancora, vi consiglio nuovamente l'eyeliner della Ocean Feel, che è stupendo. Io ho anche acquistato un backup. Non sia mai. E anche il mascara, questo mascara di Kiko mi è piaciuto da impazzire, gente, dà veramente un bel effetto. È quello con lo scovolino doppio, cioè quello così per allungare e pettinare, e poi zac, si gira e diventa più cicciotto e a spirale per andare a dare volume e funziona. Utilizzando entrambe le fasi funziona e funziona bene anche la parte cicciona da sola. Quell'altra dritta non dà proprio quell'effetto drammatico che piace a me, però magari a qualcuno può pure piacere. Comunque, se ancora lo trovate, piatelo.
Un altro primer che mi è piaciuto tantissimo per quest'estate e ho veramente ricominciato ad usare tanto 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 è questo di Kat Von D, che è un ottimo primer. È praticamente più una crema quasi gel, leggerissima, che proprio non si sente sul viso, si assorbe facilmente ed è un'ottima base per il trucco, soprattutto quando si vanno ad applicare dei fondotinta molto corposi, molto pesanti, che asciugano velocemente, proprio nucchi, biaccosi. Se ne va a mescolare una goccia, oppure comunque si mette sul viso e poi si stende il fondo e scorrete che è una favola. Altro mascara fantastico che io ho amato follemente è quello di Kat Von D, Go Big or Go Home. Top. Ha uno scovolino veramente veramente grande, quindi bisogna prenderci un po' di pratica, ma una passata è già è buono, due passate vi fa un effetto super drammatico che vuol dire fa. Tanto che stavo in vacanza con me, me lo sono portato in Calabria, c'aveva l'occhio a cuoricino questo mascara. Tutte le sere sto mascara, è impazzita proprio follemente, prima o poi glielo dovrò regalare. Un'altra cosa che veramente ho usato, ma non solo quest'estate, cioè praticamente questo è il mio continuum, è lui. Guardate in che condizioni è ridotto, ormai è praticamente finito. Ed è Astra Baby di Fenty Beauty. Questo è l'illuminante della vita, non solo Summer 2019, ma forever and ever. Mi sono lasciata per ultima tutti quanti i prodotti labbra. Quindi vi faccio vedere rapidamente le matite, perché sono andata quasi esclusivamente sui nude e c'ho quasi tutto MAC, perché comunque questi sono i miei colori preferiti. Allora, Boldly Bare, che è un nude meraviglioso che si abbina fantasticamente a Velvet Teddy, ed eccolo. E lo utilizzavo soprattutto come matita contorno labbra, sfumandola anche un po' sulle labbra, con i gloss, perché i gloss sono stati i prodotti che quest'estate ho utilizzato di più in assoluto. Poi, sempre di MAC, Alfred, che è un colore veramente strano, una cosa a metà fra il marsala, il borgogna e una specie di rosso. C'ha pure una micro puntina di malva e questo non sembra, ma si può abbinare con una stragrande quantità di rossetti. E infatti questo mi correva in aiuto soprattutto con questi due rossetti qua di Huda Beauty, che sono stati altri due rossetti che ho usato tantissimo. E sono Third Date, eccolo qui, beh, uno dei miei soliti, è Marsala, spettacolari. E poi Graduation Day, che è un po' più di malva all'interno. Graduation Day mi va volentieri d'accordo anche con la matita 03 delle 24 ore di Deborah. Finalmente un po' dello cost. E questa mi sembra da 4,90, qualcosa del genere, da quel sapone. Poi un'altra matita usata veramente, veramente tantissimo è Trendsetter di Huda Beauty, che mi va con quasi tutti i gloss e con quasi tutti i nude. E in abbinanza, come dice la cara mia che io amo follemente, ovviamente in pratica l'unico rossetto liquido che ho utilizzato quest'estate Trendsetter di Huda Beauty, che è stupendo. Ed infine una smanata dei gloss. Allora, questo di Anastasia Beverly Hills, Madonna quanto mi piace questo gloss, gente, c'ha un effetto che è qualcosa di meraviglioso totale. Questo si chiama Saint-Tropez, lo devo far vedere, anche se l'ho messo in più di un video, lo devo far vedere per forza, gente. Fatemi via qualcosa con lo specchio. Anastasia. Perché questo trucco c'è via?
No, vabbè. Amo, amo, amo follemente. Madonna, quanto è bello. Poi è pieno, pigmentatissimo. Lo devo ritrovare. Lo devo ritrovare in full size e mo devo prendere. Comunque, andando avanti, come poteva mancare quello di Fenty Beauty? Ovviamente, Fenty Glow Gloss Bomb. È stupendo. Questo penso sia il colore di gloss perfetto. Poi fa quell'effetto labbra polpose che... Mo devo riprendere in full size. Poi, Lip Maximizer di Dior. Meraviglioso e fa veramente l'effetto bello, juicy, polposo alle labbra. Stupendo. Stupendo lui assieme a questo di NARS, che anche questo proprio bello, lucido a specchio, bellissimi, entrambi veramente validi, soldi ben spesi. E poi due gloss di Wycon, che Wycon ultimamente mi sa tirare fuori dei gloss, che santo Dio, questa linea qua della collezione, l'ultima capsula estiva, questo che è proprio il dupes di quello di Nabla, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Già si sta, cioè non lo so se state riuscendo a notare quanto lo sto finendo. Guardate dove è arrivato, molto bene. Sto tipo a un quarto, non l'ho usato per niente. E poi questo qui della collezione Glossom Nude o qualcosa del genere, che l'altro giorno ho visto ancora in negozio, quindi andate perché ci sono ancora e sono scontati, andateveli a catta. Ultimo ma non per importanza anche il farsalino è ottimo, questo qui è molto molto idratante. Io l'ho usato anche come primer per le labbra e per le palpebre, bomba, sia questo che quello viola. E niente gente, questo ve lo consiglio sempre. Tra l'altro la confezione questa piccolina costa tipo 19 euro, se ci avete un 20% la pagate 16 e vi dura un'eternità, perché ne basta veramente pochissimo. E con il farsalino gold chiudiamo in bellezza questo video, questa carrellata di tutti i prodotti più amati di quest'estate 2019. Spero di avervi dato qualche dritta, qualche spunto per rimpinguare la vostra makeup collection o rinnovarla o far cambio di stagione, non lo so, anche perché voi di questi prodotti ne che mo smetto di usarli nell'inverno 2019, come pure nell'inverno 2020, come pure Forever Endeavor, perché so comunque prodotti veramente che mi sono piaciuti, che mi hanno dato un sacco di soddisfazioni, e a me mi piace di essere soddisfatta a lungo, capisci a me? Dunque, dopo quest'ultima minchiata partorita dai miei neuroni imbriachi, che dire, io vi saluto prima che ritorniamo al finale del Signore da Anelli, però non prima di aver ringraziato tutti quanti i nuovi iscritti che si stanno accodando ai vecchi iscritti e così per sempre. Tutte le persone che mi commentano sotto video, mi fa un piacere immenso vedere che siete partecipi e che mi fate sapere se vi piace, se non vi piace, se c'è qualcosa che volete in particolare, richieste, roba, tutto. Io sto preparando tutto perché ho avuto già qualche richiestina e mi sto a mettere sotto per farveli i video. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, se vi sto anche solo un attimino simpatica, mi sono sparmata l'ombretto qua, molto bene, facciamo le vaglie, continuate ad iscrivervi perché vi si ama a tutti, cerchiamo di arrivare ai 500 iscritti che poi famo qualcosa per festeggiare, e niente, con questo direi che è proprio tutto, vi ho stordito a sufficienza. E ci vediamo nel prossimo video. Miau miau.